Buonasera. Buonasera. Cercavo qualcuno. Prego. Anche tu stai a scrivere che la serata è andata bene? Guarda, bisognerebbe mettere una multa a chi non si presenta agli appuntamenti. Era carina? Sì, molto. Forse troppo. Troppo per chi? Anche il mio, comunque. Sufficientemente palestrato. Fisico normale. Fisico normale? Com'è sto fisico normale? Del tipo che se lo vedi pensi, però. Però? Però non è venuto, sei stato a casa. Che poi uno ci tiene a queste cose. Si prepara, si sceglie il vestito adatto. Si lava anche. Anche psicologicamente, no, per dirti. Io mica ho dormito stanotte. Che poi uno cerca disperatamente di dimagrire in 24 ore e non ci riesce. E che fa? Si mette il classico vestito nero, che non faccia vedere niente. Guarda, ce l'ho anch'io. Visto come sfila il nero? Insomma. Come insomma? Di dove sei tu? Ma abito qua a Piazza Vittorio Emanuele. Dai, salta su che ti accompagno. E il casco? Dove lo trovo? Ma figurati, nessuno se ne accorge che non c'è il casco. Con quei capelli. Quante buche hai preso fino adesso? Parecchie. Diciamo almeno sopra la decina. Tu ne date mai? No, io mi sono sempre presentato. Facciamo male a presentarci sempre. Così dimostriamo di essere deboli. Mo sta a vedere che solo perché siamo brutti dobbiamo stare alle dipendenze degli altri. Siamo? Siamo chi? Beh, perché tu pensi di essere un bel ragazzo? Beh, normale, come hai detto te prima, normale. Normale? Diciamo che sei nella categoria un po' sopra il brutto. Comunque quelli buoni li fanno a testaccio. No, guarda questi. Vieni. Quelli sì che sono normali. Normali? Normali secondo te? Guarda quella, guarda. Non se lo mangia il cornetto, la poverina, se no ingrassa. Fa normale quanto vuoi, ma non è libera di fa quello che gli pare. Guarda lui, guarda, guarda. Ma chi puoi prendere in giro con quel telefonino? Se vede che non c'è un cazzo da dire. Allora, ciao. Beh, è stato breve, ma che fai, caschi? Allora? Pensa che adesso mi tocca pure passare sotto casa di quello stronzo. Dove abita lui? A 100 metri da casa mia. Così ogni volta che passo sotto casa me lo trovo davanti. Almeno te ci sei stata? A casa sua? No. No? Non proprio, no. Allora? È che... Che cosa? Io ho fatto le poste sotto casa. Le poste sotto casa? Non è che i maniaci le fanno più le poste sotto casa. Le poste sotto casa. Che c'è? Cazzo, mi incuriosirebbe sapere però che cazzo ha fatto quella stasera. Mamma mia, quanto la fai lunga! Ma che te frega? Vabbè, a parte che sei stata tu a parlare del tuo, per prima. Vabbè, ma che te frega? Ma mica ha detto che è uscita con qualcun altro stasera, scusa. Che ne sai? Magari è rimasta a casa. Come si chiamava? Francesca. Non mi piace. Non ti piace? Perché il tuo? Sentiamo, come si chiamava il tuo? Cesidio. Cesidio? Che cazzo di nome è Cesidio? E cosa ti piaceva di lei? Bah, le guardavo molto le mani, i piedi soprattutto. I piedi e le mani? Mica manichino. Guarda, è rimasta a casa. Questo vuol dire che le piacevi così tanto che ha preferito non fare un cazzo piuttosto che stare con te. Vabbè, cosa c'entra? Avrà pur fatto qualcosa anche stando in casa, no? Sì. Sei meno interessante di porta a porta. Chissà invece il tuo dove è andato, sto gran fenomeno. Guarda là.
È uscita. Dove vai? Cesidio, Cesidio, dove sei, Cesidio? Sì? Visto che era in casa? Chi è? Senta, siamo di un'agenzia di sondaggi. Di che? Di sondaggi? No, volevamo sapere che cosa aveva fatto lei stasera. Senti, vattene o chiami i carabinieri, eh? Oh, stia calmo. Dica la verità, ha guardato porta a porta stasera? Vai a prenderlo nel culo, coglione. Ha guardato porta a porta. Vedi? Se fossimo così non avremmo problemi. C'è la statua? Questo sta zitto, mica ti invita fuori a cena. Secondo me essere brutti è un po' come fare una gara. Metti che ne so che stai correndo una maratona, no? Tu corri in mezzo alla gente e ogni 3 chilometri arriva una mano gigante che ti riporta indietro di 1 chilometro. Eppure se sei in vantaggio sugli altri, tu devi correre sempre più forte. Sempre per quella cazzo di mano gigante. Però pensa poi che soddisfazione se vinci la gara. So comode? Cosa? Per cazzo? Scusa. Non è che mo ti stai pure eccitando? No, ma che eccitando, dai. Sta buona. Allora? Oh, sono le 4. Già le 4. Cioè, questo è stato l'appuntamento più lungo della mia vita. E adesso è giunto al termine. Gira come fosse una bambola, poi mi butti giù come fosse una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste, stanca tu, pensi solo per gioco più quando giochi tu, sei formale da piangerei. Da stasera la mia vita nelle stai zitto. Io vado. Comunque ci ammaliamo, te lo dico. Se non sei attraente, almeno dimostrati un po' impavido, no? C'è che due paroni con questa attraente. Io vado, eh. Ma secondo te, se mai dovessi arrivare a questo punto con una ragazza, no? Sì. Nel senso, aver trascorso tutta la notte con lei e a un certo punto la volessi far salire. Quale sarebbe il sistema migliore per dirglielo? Sistema? Quale sistema, scusa? Glielo dice e basta. Ma che c'è, qualcosa da mangiare a casa? Tipo? Una pasta col tonno, un panino.
No. Mettilo qua, là. Ascolta, ma te al mare ci vai mai? Certo che ci vado. Perché non ci dovrei andare, scusa. Era per me il mare è sempre stata una sofferenza. Saranno 10 anni che non ci vado. Cioè, tutte le volte che ci andavo rimanevo sotto l'ombrellone, lontano da tutti. Sai quale sarebbe l'ideale? Se i belli andassero al mare di giorno e i brutti di notte. Cioè, al tramonto si danno il cambio, il gioco è fatto. Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo, no? Cosa ho detto? Scusa, ma perché ci devi definire persone di serie B? Io non mi sento una persona di serie B. Anzi, sai che ti dico? Che se tu ti ci senti, vuol dire che non mi interessi. Allora smetteresti anche di vivere con tutte queste seghe mentali che ti fai. Prova a pensare in cosa sei meglio degli altri e non in cosa sei peggio. Comunque io stasera mi sono divertita. Allora stanotte puoi andare a dormire pensando hai fatto divertire una ragazza. Allora puoi pensarlo anche tu. Vieni su te che non ce la faccio. Guarda che ce vuoi il fisico per fare i teenager, Mi dovevi baciare prima. Con te farei l'amore. Con te sarei calore. Le storie del passato brucerei. Con te io vincerei. Non sarò fantastico, non sarò fanatico, non sarò bellissimo, ma l'uomo io sarò, sì sarò, sì se no. Con te vivendo il mondo. E cantela con me al nuovo giorno, cantela con me. Sentiti più a me. Sognala con me, vivela con me, con me, con me. Le storie del passato brucerei, con te, con te io vincerei. Non sarò un elastico che ci tira in bilico, non sarà un filmissimo. Ma sarà bellissimo con te, 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 sempre con te, con te, con te, con te di Monte Cristo, se non finisco, con te, con te, con te, con te, sempre con te, con te, con te, con te, sempre con te.